Ministro, buongiorno. Grazie per essere qui. Saluto i componenti del Comitato presenti e anche coloro che sono collegati. Nel corso del 2021 il Comitato si è riunito con cadenza settimanale 32 volte in modalità da remoto. Ha deliberato la concessione di 21.462.000 euro, di cui 19.660.000 per elargizioni e 1.800.000 circa per mutui. Tra le regioni che hanno maggiormente beneficiato dei ristori, al primo posto la Sicilia, seguita dalla Campania, dalla Calabria e dalla Puglia. Nonostante le 1.026 posizioni esaminate per la concessione di mutui richiesti dalle vittime di usura siano state di gran lunga superiori alle posizioni esaminate per elargizioni richieste dalle vittime di estorsione, 855, l'esiguità della cifra erogata a titolo di mutuo fa riflettere. E questo è perché molte delle istanze hanno avuto come appunto oggetto l'usura bancaria e non l'usura vera e propria, quella criminale, per cui il procedimento dell'usura bancaria spesso si conclude con un'archiviazione e quindi un rigetto da parte del Comitato. Nella relazione abbiamo ritenuto di fare un cenno al contenzioso. La relazione infatti dà conto di alcune favorevoli sentenze che hanno riguardato tra l'altro ricorsi per asserita carenza di motivazione avverso i provvedimenti commissariali, ritenendo invece sufficiente l'indicazione ai fini della motivazione per relazionem, l'indicazione proprio degli estremi che sono stati indicati e la tipologia dell'atto richiamato nel provvedimento. Un'altra cosa importante per quanto riguarda il contenzioso è che il nostro ufficio si è costituito parte civile in 7 procedimenti, costituzioni che si aggiungono alle 82 complessivamente avvenute nell'arco temporale compreso tra il 2014 e oggi. Le attività sul territorio. Nel corso dell'anno sono state promosse numerose iniziative istituzionali, circa 60, che troverete indicate nella relazione, alcune in presenza. Tutte le iniziative sono state incentrate proprio sulla necessità di diffondere la conoscenza degli strumenti a disposizione delle vittime, adottando una strategia comunicativa realizzata attraverso il mio diretto intervento o di dirigenti dell'ufficio in diversi ambiti territoriali. Grazie alla significativa collaborazione dell'ufficio stampa e comunicazione, di ogni iniziativa è stata data puntuale informazione sul sito del Viminale. La rinnovata pagina web dell'ufficio del commissario ha nei fatti avuto una positiva ricaduta all'esterno. Tra le iniziative istituzionali volte ad implementare la conoscenza delle attività dell'ufficio vorrei ricordare il progetto formativo realizzato con l'intesa del Ministro e condiviso con i vertici delle forze di polizia. Mi riferisco ai moduli didattici informativi somministrati agli allievi delle scuole di polizia, dei carabinieri e della Guardia di Finanza, che hanno consentito di fornire utili elementi di conoscenza sulla possibilità di accedere al fondo di solidarietà da parte delle vittime di racket e di usura. Mi fa piacere oggi aver visto nella rassegna stampa un articolo pubblicato da Repubblica di Roma, racket ai parioli, così i commercianti ora denunciano. Il carabiniere anti-racket ai parioli. Quindi questa è la riprova che l'iniziativa che abbiamo condiviso è sulla strada giusta. D'altra parte,
Proprio lo studio condotto dall'Università Bocconi, presentato a luglio 2021, signor Ministro, proprio con un suo intervento presso la Prefettura di Milano, aveva proprio evidenziato una scarsa conoscenza delle attività di sostegno economico offerte dallo Stato con le due leggi fondamentali degli anni 90. Anche il contenuto dello spot «Chi sceglie trova lo Stato», che vedete in video in questo momento, riprogrammato e mandato in onda dalla RAI, ha certamente contribuito a veicolare una corretta informazione. Ma la ricerca della Bocconi aveva anche evidenziato l'importanza del ruolo sia informativo che di affiancamento svolto dalle associazioni e organizzazioni anti-racket e usura. Affiancamento che si auspica possa trovare presto concretezza nelle aule parlamentari attraverso l'istituzione di forme di tutoraggio. Il progetto informatico STEP, in tutti i nostri incontri o in video e in presenza, è emersa sempre la difficoltà da parte delle vittime di avere una risposta veloce ed efficace. Le lungaggini burocratiche caratterizzano purtroppo il procedimento che porta all'erogazione dei ristori. Ebbene, il progetto STEP, che tutti conoscete, quindi non mi dilungo, registra importanti fasi di completamento. Nella relazione sono indicati alcuni passaggi salienti che ne attestano l'evoluzione. Alcune difficoltà dovute però al perdurare dell'epidemia pandemica, unite ad esigenze di tipo formativo richieste dalle prefetture per facilitare il passaggio dal sistema Sana alla nuova piattaforma, hanno imposto la richiesta di una proroga. Proroga chiesta all'autorità di gestione che ci è stata prontamente accordata. Grazie alla sensibilità dimostrata dal Ministro Lamorgese, alla quale va un sincero ringraziamento per la vicinanza dimostrata costantemente alla struttura commissariale, è stato sottoscritto l'accordo quadro per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno dell'usura tra Ministro e Presidente Abbi, attualizzandone il testo fermo al 2007. Con la rivisitazione dell'Osservatorio Nazionale, nella composizione e nelle funzioni, molte problematiche, anche di tipo normativo, potranno essere affrontate e discusse al suo interno. Io mi fermo qui, non prima di ringraziare, dopo aver ovviamente già ringraziato il Ministro, i componenti del Comitato, sia per la dedizione e la competenza professionale dimostrata. Un ringraziamento alle associazioni anti-racket e anti-usura che svolgono la loro opera con grande umanità, sia all'interno del Comitato ma anche sui territori. Ringrazio anche i vari attori con i quali ho interloquito, i prefetti, i magistrati, gli avvocati dello Stato, le forze di polizia. Un ringraziamento infine anche alla concessionaria Consap che ci ha consentito sempre ed immediatamente la puntuale esecuzione delle delibere del Comitato. Per ultimo ringrazio i colleghi che sono stati al mio fianco, i miei più stretti collaboratori, ma soprattutto gli istruttori, tutto il personale dell'ufficio che con grande senso di responsabilità ha continuato a lavorare anche in un momento molto difficile come quello che abbiamo attraversato e che purtroppo non è ancora finito, senza mai smettere di pensare a coloro che hanno sentito il dovere di stare dalla parte dello Stato. Grazie.